ad un certo punto, nel conflitto tra nord e sud, la cosa decisiva, come in molti altri momenti della storia, è stato il conflitto armato. Cioè, vedete, nella vita dei popoli, come nella vita degli uomini, viene un momento in cui tutte le parole fatte prima devono essere risolte sul piano dell'azione pratica. E l'azione pratica è quella che fa. Ed è un po'. Va bene. E gli uomini politici sono abituati a fare molte parole, eh? In generale, io sempre dico che se le chiacchiere fossero materia di esportazione, in particolare il nostro paese avrebbe una bilancia commerciale estremamente favorevole. Ma ad un certo momento i fatti, che sono brutali, impongono quello che a proprio si chiama lo showdown. Tutte le carte in tavola. E si vede che il gioco sia in mano. E chi ha in mano il blitz viene fuori. Va bene. Ora, questo avviene nella storia dei popoli. E questo showdown non è sempre la guerra. Molte volte è un'altra cosa. Se noi pigliamo un altro grande episodio storico, cioè pigliamo la riforma protestante, a un certo punto lo showdown è stato il piano del dibattito religioso. Ora, è vero che la riforma protestante è stata anche un fenomeno di ordine sociale, anche un fenomeno di ordine economico, però le battaglie decisive sono combattute sul piano religioso. E lì che ad un certo punto si è tracciata la linea, va bene, o di qui o di là, cioè la linea della decisione. Altri momenti storici, invece, in altri momenti storici, i nodi vengono al petto del gruppo armato. E allora succede quel fenomeno per cui poi, alla fine, la storia decide chi ha ragione e chi ha torto. E purtroppo chi vince ha ragione. E si perde a torto. Ora, voi mi direte, questo è un modo molto semplicistico di fare la storia, ma io vi rispondo, io non faccio la storia così. E nemmeno voi dovrete mai fare la storia così. Anzi, lo storico deve analizzare e può anche scoprire che il vinto aveva le sue ragioni e magari aveva più ragioni che il vincitore. Ma sul piano pratico, sul piano della vita pratica, chi vince ha ragione. C'è poco da fare. E quindi l'urto armato è praticamente la cosa più importante, perché è quello in cui si decide. Una situazione del genere l'abbiamo avuta nelle guerre mondiali, specialmente nella seconda. Non che la prima guerra mondiale sia stata indecisiva. La prima guerra mondiale ha semplicemente rinviato le soluzioni alla seconda. E le due guerre sono state praticamente un conflitto solo. Aveva ragione Winston Churchill, che l'aveva chiamata la seconda guerra dei 30 anni. Una guerra che dura 30 anni può avere delle pause, può avere dei momenti di rallentamento, però è la soluzione finale che conta. E la soluzione finale ha veramente risolto i problemi. Difatti, c'era un bello spirito che recentemente ha scritto una lettera a un giornale, no? Siccome c'era la discussione, ma riunificare, non riunificare la Germania, i tedeschi orientali lo chiedevano, quelli occidentali discutevano. Al che lui disse, ma scusate, quando queste battaglie cominciarono, Hitler disse, queste battaglie decideranno il destino della Germania per 1000 anni. Dice, bene, l'hanno deciso. Adesso per 1000 anni stiamo zitti. Dice, non ci disturbino più. In fondo aveva perfettamente ragione. Effettivamente sui campi di battaglia è stato deciso che l'Europa non sarebbe stata sotto l'egemonia germanica. È stato deciso la fine delle potenze europee, è stato deciso l'avvento delle superpotenze, è stato deciso il mondo come sui campi di battaglia, non nelle parole e nelle discussioni degli uomini politici. E lo storico di questo deve tenerne conto, anche se lo storico non accetta sempre per buono il verdetto dei campi di battaglia. Ma che allo storico questo vada a genio o non vada, il verdetto è stato quello. Fisicamente è andata così. Ora, questa è la ragione per cui ad un certo momento tutto l'urto tra il nord e il sud, che come voi sapete era durato ormai da 50 anni e anche di più, trova la soluzione decisiva nell'urto armato. Questo è il giudizio di Dio ad un certo momento. Va bene. Il giudizio di Dio è spietato. Ad un bel momento chi rimane in piedi ha ragione, chi cade a terra. Ora, quando si dice questo, bisogna rendersi conto che Dio, nel dare questi giudizi, si serve di molti intermediari. No?
E uno degli intermediari è la capacità materiale di ognuna delle due parti di farsi valere. I mezzi, perché voi capite che si fa molto in fretta a dire 500.000 combattenti, bellissimo, bella parola che riempie la bocca, no? Ma questi 500.000 combattenti, come facciamo ad armarli, a vestirli, a dargli da mangiare, a trasportarli, a fare in modo che appena sparate le prime munizioni ne abbiano delle altre? Ora, il fatto nuovo della guerra civile americana, la guerra civile americana fu la prima guerra dell'era della rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale, come tutte le cose di questo mondo, era ambivalente. Cioè, da un lato metteva a disposizione dei combattenti, dei mezzi sterminati che prima assolutamente non si potevano neanche supporre. Voi pensate una sola cosa, che in una sola battaglia della guerra civile americana furono sparate più munizioni che in tutte le guerre della rivoluzione francese di Napoleone messe insieme. In una sola battaglia. Bene. Quindi mettere a disposizione dei mezzi sterminati, ma nello stesso tempo, ed ecco l'altro aspetto, creava delle esigenze che prima non c'erano. Cioè, questi mezzi sterminati erano una specie di moloch che divorava rifornimenti in continuazione. È certo che la rivoluzione industriale mi consente di mettere in campo 1 milione di uomini invece di 70-80 mila, ma 1 milione di uomini vuol dire 1 milione di razioni, di vestiti, di scarpe, di fucili, di armi, di munizioni e via dicendo. È vero che la potenza di fuoco di una divisione della guerra civile americana era 1000 volte la potenza di fuoco di una divisione napoleonica, ma è anche vero che questa potenza di fuoco andava alimentata con migliaia di tonnellate di materiale. Cioè, la rivoluzione industriale da un lato creava mezzi sterminati, dall'altro creava problemi sterminati, che prima non c'erano. Non si poteva più illudersi di resistere un assedio con i pochi carri di munizioni dell'età napoleonica. Qui ci volevano dei treni, migliaia di treni di munizioni. Pensate che durante la marcia sull'Atlantico, nella campagna del 1864, l'esercito, il gruppo di eserciti del generale Sherman, sparava qualche cosa come 60 carri ferroviari di munizioni ogni giorno. E non erano niente in proporzione al consumo delle due guerre mondiali o al possibile, presumibile consumo di un conflitto che speriamo non ci sia mai, ma che bisogna preventivare, perché la cosa peggiore sarebbe che invece ci fosse e ci pigliasse impreparati. Basta fermarsi alla seconda guerra mondiale. Il consumo di munizioni è una cosa addirittura terrificante. Si potrebbe anche dire, se vogliamo fare i malevoli, che la curva di aumento del consumo delle munizioni è parallela alla curva dello spreco, perché quando l'uomo ha mezzi sterminati di munizioni, lo spreco diventa illimitato e quindi aumenta i bisogni. No. State tranquilli che quando al tempo dell'esercito napoleonico la razione dello giorno era una pagnotta e punto e basta, nessuno sprecava una briciola di pane. Quando le razioni sono abbondanti voi trovate un sacco di cose sprecate e via dicendo, il che implica rifornimenti ancora più abbondanti. Quindi il quesito è questo. Il sud e il nord stavano per affrontare la prima guerra industriale della storia. La prima guerra in cui la potenza industriale sarebbe stata decisiva. Come erano attrezzati per affrontare una guerra del genere? E che cosa voleva dire affrontare una guerra industriale? Facciamo un esempio. Perché fallì la campagna di Napoleone contro la Russia? Voi mi direte, perché ci fu la ritirata, la gente aveva freddo, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, a parte il fatto che l'inverno non è caldo, hanno freddo tutti, il freddo l'aveva anche ammonito. Volevo, a parte questo. Ma vi dirò una cosa che vi sorprenderà. Noi siamo abituati a essere schiavi della leggenda inventata da quel grandissimo scrittore, che era Leone Tolstoi, grandissimo scrittore, ma assolutamente da non prendersi sul serio con la storia. E vi dirò che, contrariamente a quello che dice Tolstoi,
la campagna russa, una di quelle meglio costruite da Napoleone dal punto di vista strategico. Perché dunque Napoleone è arrivato a Mosca dove si è ritirato? Se voi pensate, Napoleone riuscì a arrivare a Mosca, Hitler non arrivò neanche a Mosca. Con tutte le armi che aveva non arrivò neanche a Mosca, quindi Napoleone almeno a Mosca si arrivò. Perché dovete ritirare? Ma perché questo esercito che stava a Mosca doveva mangiare, doveva vestirsi e doveva sparare. E le linee di rifornimento erano formate da carretti tirati da cavalli su strade fangose che portavano pochi quintali di roba e quindi assolutamente non si poteva reggere. Se c'è un vero difetto nel piano napoleonico, perché Napoleone costruì un corpo gigantesco senza scheletro, cioè gli mancava lo scheletro formato dai binari delle ferrovie, formato dai battelli a vapore, formato dall'enorme macchina produttiva della rivoluzione industriale, e quindi dovete ritirare. Ora, attualmente le cose erano cambiate, le ferrovie consentivano di trasportare con velocità incredibile masse praticamente enormi di uomini a distanza di migliaia di chilometri. Il telegrafo collegava tutti i fronti a velocità vertiginosa. I cibi in scatola consentivano di vivere anche a lungo senza rifornimenti. Una delle invenzioni più importanti per la rivoluzione della guerra fu quella dei cibi in scatola. Il latte condensato e i cibi in scatola. Non solo, le macchine da cucire producevano uniformi e scarpe a velocità incredibile. Pensate che tutte le uniformi dell'esercito napoleonico sono state cucite a mano, una per una. Va bene? Una per una. Invece oramai c'era la produzione in serie. Quindi si poteva rifornire di vestiario, di scarpe, tutti. Basta potendo prodotto. Per conseguenza, la potenza industriale diventava un fattore decisivo della guerra. Cosa che prima non era. Come erano il nord e il sud pronti ad affrontare questa conquista? Ora, se noi esaminiamo il conflitto da questo punto di vista, dobbiamo veramente concludere che stava per combattersi la guerra tra il passato e l'avvenire. Perché il nord era completamente attrezzato nel contesto industriale. Il sud era ancora per la gran parte un paese non solo agricolo, ma un paese agricolo arretrato. Cioè un'economia agricola non ancora fondata sulle macchine, non ancora fondata sui concimi chimici e basata sul lavoro degli schiavi, che era un lavoro estremamente arretrato perché lo schiavo era poco produttivo e del resto la cosa era normale. Che incentivo aveva lo schiavo a lavorare? Lavorasse bene, lavorasse male, la sua condizione non cambiava. Quindi non c'era nessun incentivo. Per cui ecco che si trattava di una produzione agricola di tipo arretrato. No. Dirò di più, questo tipo di produzione ostacolava nel sud la crescita dell'industria. Perché la mano d'opera che sarebbe stata necessaria per l'industria non esisteva, era tutta nei campi. E non si poteva far lavorare gli schiavi nell'industria. Perché lo schiavo dava una mano d'opera estremamente arretrata. Era difficile tirare fuori degli operai specializzati dallo schiavo. Lo schiavo, se diventava operaio specializzato, si pagava la sua libertà e diventava libero. Era il meno che potesse capitare. E in genere il negro libero non rimaneva nel sud, andava a stabilirsi nel nord, a torto o a ragione. Si sarebbe potuto trovare mano d'opera industriale attraverso l'immigrazione. Ma l'immigrazione non andava nel sud, l'immigrazione andava nel nord, per una serie di ragioni. Intanto l'esistenza della schiavitù era dagli europei considerata ripugnante, quindi l'europeo considerava la schiavitù un sistema barbaro e arretrato, e del resto anche abbastanza ragione, e non voleva andare dove c'era la schiavitù. Ma più forti ancora di questi motivi morali erano i motivi economici. Nel sud c'era la concorrenza della manodopera schiava, quindi trovare lavoro era difficile. Per cui gli immigrati andavano tutti nel nord, e il nord disponeva di palanchi di manodopera per le sue nuove aziende. Le aziende industriali del nord stavano esplodendo le grandi acciaierie della Pennsylvania, le fabbriche di New York, Chicago, pensate, Chicago fu l'esempio
ci salva passò in pochissimi anni da poche migliaia a centinaia di migliaia di abitanti per l'esplosione della rivoluzione industriale. Diventò l'enorme centro industriale del nord. Non solo, ma nel nord stava sviluppandosi l'agricoltura industrializzata alle macchine. Era stata appena inventata la mietitrice, la falciatrice, la tagliatrice meccanica. E quindi l'agricoltura del nord stava industrializzandosi. E la produzione di grano stava esplodendo nel nord. Ora, voi capite che si dice sviluppiamo le industrie di pace, non quelle di guerra. È una cosa che a chi è abituato, diciamo un po', a chi ha detto i lavori, fa semplicemente sorridere. Non esiste, va bene, ci sono quelle tipo di industrie specializzate, quelle che fanno i fucili da caccia, o che fanno quella limitativa, limitata potenza di armi per le esportazioni. Ma in realtà, in caso di guerra, tutte le industrie si trasformano in industria bellica. Una fabbrica di trattori diventa una fabbrica di guerra. Facilissimo, basta che sul trattore voi mettete una corazza, va bene. Le officine meccaniche diventano immediatamente produttrici di proiettili, di armi e via dicendo. Le officine elementari producono libere in serie per le forze armate. Le officine tessili producono uniformi, scarpe e via dicendo. Cioè, il problema non è di avere una grossa industria bellica che poi in tempo di pace sarebbe ridotta a fare niente, ma di avere una grossa prestazione industriale. Quindi è il problema della conversione. Il nord faceva conversione sulle industrie praticamente senza problemi. Tutte le fonderie del nord diventarono fonderie di cannone. Come si fondono, che so io, delle colonne, si fondono dei cannoni, a differenza che le fondono, tutto sommato. Di conseguenza il nord era altrettanto. Il nord aveva circa l'80-90% della attrezzatura industriale del Stato. Aveva circa l'80% del capitale investito e quasi il 100% della manodopera specializzata. Quindi il nord era perfettamente preparato a uno sforzo. Non parliamo della cantieristica. I cantieri erano tutti nel nord, praticamente. Quindi il nord era perfettamente preparato a sviluppare un'economia bellica di scala enorme. E il sud? Beh, il sud era nei guai, da questo punto di vista. Il sud si vedeva ancora che le guerre si vivono con l'entusiasmo, ma l'entusiasmo di fronte ai proiettili in genere conta abbastanza poco. Il proiettile è terribilmente imparziale, ammazza l'entusiasta come il covardo assolutamente senza nessuna distinzione. Quindi lì bisognava prepararsi diversamente. Però se voi volete sapere la prestazione del sud, vi dirò che delle navi mercantili nordiste, questo ve l'ho già detto nell'altro corso, le navi mercantili il 90% per il nord aveva qualche cosa come 90.000 mi pare tonnellate, io vedete una cifra, voi l'avrete da qualche parte, le navi mercantili nessuno ne aveva vita. Il nord dei cantieri nessuno ne aveva. Dei cantieri militari, tutti erano il nord eccetto due. Uno era Norfolk, in Virginia, e uno era Pensacola, sul Golfo del Messico. Però Pensacola era un piccolo cantiere di scarsa importanza, e Norfolk era minacciato direttamente da lui. Nel 62 cadrà in mano mortista. Per quanto riguarda i polverifici, in tutto il sud c'erano due polverifici, uno con tre operai e un altro di pari con 5-6, capaci di produrre qualche pasticcia per il futuro da casa. Cannoni. Il sud aveva una sola officina capace di fondere cannoni, ed era la famosa officina Prevegar di Richmond, che pur essendo molto indietro rispetto a quello nordista, era un'officina in fondo di tutto lo stesso. Ma questo rendeva la posizione di Richmond una posizione pericolosissima, perché se il nemico riusciva a catturare Richmond, avrebbe non solo preso la capitale del sud, avrebbe preso anche l'unica grande officina bellica che il sud aveva. Perché nel frattempo era venuto un fatto nuovo. Quando Lincoln aveva lanciato il famoso proclamo, dichiarando l'esistenza di uno stato di insurrezione,
e chiamando 70.000 volontari. Un gruppo di altri stati erano usciti dalla dell'Unione e si erano uniti alla Confederazione. Questi stati erano stati la Virginia, perdita terribile per l'Unione, perché la Virginia era uno stato storico, era la patria di Washington, di Jefferson, quindi era una grossa perdita. Il Tennessee e l'Arkansas, che erano usciti dall'Unione. Quindi la Confederazione aveva adesso 11 stati. E a questo punto fu deciso, in omaggio alla Virginia, di trasportare la capitale da Montgomery, Alabama, a Richmond, Virginia. Era giustissimo. La Virginia era stata la madre dei presidenti, perché aveva come padre non solo a Washington, ma a Jefferson, a Madison, a Monroe, e darà i natali a colui che sarà il primo presidente sudista dopo la guerra civile, cioè a Wilson. E quindi era un omaggio doveroso. Però sul piano strategico era una mossa molto pericolosa. Montgomery era nel cuore dell'Alabama, lontanissimo dalla minaccia nemica. Richmond era a 90 km da Troy, quasi in prima linea. Inoltre la Virginia, nella massa degli stati della Confederazione, forma una specie di saliente che era attaccabile da tutte le parti. Praticamente. Quindi da questo momento Richmond diventerà l'obiettivo numero uno delle forze nordiche. Obiettivo politico, capitale, obiettivo morale e obiettivo industriale. Ora, a questo punto il Sud deve affrontare il problema di combattere una guerra industriale senza avere un però ancora una cosa. Mellery, come voi sapete, voleva fare la guerra delle corazzate. Se ne trova contrario, per scoprire una corazzata ci vogliono le corazze. E le corazze sono grosse lamiere di ferro. Però in tutto il sud non esisteva un solo laminatorio capace di produrre corazze della dimensione necessaria. I confederati fecero subito uno sforzo supremo, cioè anzitutto si prese una serie di decisioni, ossia il Sud reagì praticamente alla situazione che doveva affrontare, creando un'economia di guerra per nulla e creandola mediante l'intervento dello Stato. Fu in fondo il primo Stato socialista della storia in cui praticamente il controllo di tutto era nelle mani dello Stato. Perché non si poteva fare direttamente. Cioè, fu deciso che lo Stato avrebbe creato dell'industria del nulla e che avrebbe preso sotto il suo controllo quelle esistenti. I profitti furono drasticamente limitati e fu deciso che i privati che volessero creare industrie nuove avrebbero ricevuto il 70-80% del capitale dello Stato, che però avrebbe preso sotto il suo controllo l'industria. L'unica praticamente che rimase completamente privata fu appunto la Tredegar. Ma se voi pensate che il proprietario della Tredegar, Henderson, era un generale dell'esercito confederato, voi capite che anche lì il controllo dello Stato era praticamente totale. La Tredegar fu la prima che si apprezzò a produrre lamiere delle dimensioni necessarie. Le corazze della Virginia furono fatte dalla Tredegar. Inoltre la Tredegar durante la guerra fece l'incredibile, fuse cannoni, costruì carri ferroviari, rotaie, mine, terrestri e marittime, proiettili, tutto. Fu veramente, se vogliamo, la crux della Confederazione, in sostanza. E naturalmente questo creò agli eserciti confederati l'esigenza di difendere Richmond da qualunque cosa. Poi fu creato un altro laminatorio capace di laminare corazze a Columbus, in Georgia. Se ci andate oggi, voi lo vedete ancora, si arriva nel turno, c'è questo vecchio edificio di mattoni, la gente passa vicino senza rendersene conto, no? Che lì prima di loro è passata la storia. E lì furono costruite le corazze di alcune delle corazzate sudiste migliori.
poi si riuscì a varare delle fabbriche di cannoni a Nuremberg, ma Nuremberg nel 62 cade in mano al nemico in tutta coperta, e poi se ne prende le altre ad Atlanta. Uno dei problemi fondamentali erano la polvere. Però in quel periodo si usava ancora la polvere nera. La polvere nera fu il primo esplosivo inventato dai cinesi e arrivato in Europa, come voi sapete, nell'età del Rinascimento. La polvere nera non era una combinazione chimica, era un miscuglio. E in base alle profonde conoscenze di chimica che voi avete acquisito al liceo, voi sarete perfettamente in grado di distinguere fra combinazione e miscuglio. No? Comunque ve lo rifresterò io. La combinazione è qualcosa in cui i vari ingredienti si fondono in una sostanza completamente nuova. Il miscuglio è quello in cui le sostanze sono mescolate, ma ognuna conserva le sue caratteristiche. Se dopo mischiate come si mette lo zucchero dentro il caffè, insomma, va bene, anzi nemmeno. Perché un chimico che fosse presente potrebbe dirmi che lo zucchero è sciolto in un liquido forma una soluzione ionizzata. Mentre il miscuglio è quello che si fa mischiando per esempio ecco, zucchero e farina bianca per fare un dolce. Quello è miscuglio. Quindi la polvere nera era un miscuglio di carbone, salnitro e zolfo. E i grandi chimici del Rinascimento dicevano che la formula ideale per la polvere nera era 4 asso e asso, cioè 4 parti di carbone, uno di zolfo e uno di salnitro. Ora, il carbone si produceva facilmente, per la polvere nera ci voleva il carbone di legno. Con le foreste che aveva il sud non c'era problema. Lo zolfo, il sud aveva abbondanti miniere di zolfo. E salnitro, vabbè, salnitro era un problema. Salnitro era un problema. Ci dovrebbero fare i salti mortali, eh? Intanto fu rastrellato tutto il salnitro che si formava nelle campine. Poi furono sfruttate a fondo con le poche miniere. Poi addirittura si fece una incetta sistematica dei cadaveri degli animali morti, che si potevano trovare, perché erano seppelliti in posti speciali e la produzione di salnitro avveniva abbastanza facilmente. Siccome molte volte si parlava di cani morti, allora fu anche detto che le truppe munite di questa polvere avrebbero fatto una resistenza particolarmente accanita in sostanza. Ad ogni modo il sud riuscì a produrre salnitro a sufficienza. Quindi l'esplosione dell'esplosivo fu risolta. Vi anticiperò sull'altro corso dicendo che la marina a un certo punto si creò il suo polverificio a Columbus, in Georgia. Ma l'esercito confederato addirittura si creò un polverificio che fu il più grande del mondo, ad Augusta, in Georgia. Se voi andate ad Augusta, pensate che ancora adesso è rimasto il camino del polverificio, l'enorme camino che è grande come un grattacielo, e da quello voi giudicate le dimensioni che doveva avere la fabbrica. Era il polverificio più grande del mondo. Quindi i confederati con degli sforzi titanici riuscirono a non mancare mai di esplosivo. Il piombo. Contro il nemico non mica si possono sparare nei pomodori, bisogna sparare il piombo, no? Il piombo, il sud aveva delle miniere di piombo e poi parecchio piombo fu portato attraverso il blocco. Quindi anche di questo il sud non mancò mai. Il ferro. Voi sapete che comunemente i cantoni si fanno di ferro, di bronzo, ma il bronzo fu abolito subito, il sud non aveva bronzo. E quindi si passò senz'altro ai cannoni di ferro, o meglio, come si faceva allora, di ghisa. Qualche ghisa era meglio spiegarci. Questa spiegazione è un po' complicata. Dunque, il ferro non si trova in natura sotto forma di ferro. Si trova sotto forma di minerale. Questo minerale va fuso in forni chiamati alti forni, no? Allora viene che durante la fusione il ferro si combina con il carbonio, il combustibile. Quindi voi non avete mai
quando si raccoglie in lingotti, cioè in specie di pani, no? Non avete mai un ferro puro, avete sempre un ferro mescolato di carbonio. Se voi riuscite, ed è una cosa difficile, a mescolare il ferro di carbonio in proporzioni chimicamente perfette, voi non avete il ferro, avete l'acciaio. L'acciaio si potrebbe definire dal punto di vista chimico carbonato di ferro, quindi è un sale, no? Quindi è quello in cui il carbonio e il ferro sono appunto non mischiati ma combinati profondamente. Però come si fa a trovare la proporzione esatta in quel periodo? Non si vede niente. Allora il prodotto che si ottiene fondendo il ferro in generale è un prodotto in cui in genere c'è sempre un eccesso di carbonio. Questo prodotto si chiama ghisa. A differenza dell'acciaio, l'acciaio è durissimo, si suol dire duro come l'acciaio, no? La ghisa no, la ghisa si spezza con un colpo di mano, la ghisa è fragile. Se si riesce a mescolare al ferro meno carbonio che sia possibile, allora la ghisa è abbastanza robusta. In quel periodo, per fare le artiglierie, vuol dire che allora quella gente non aveva acciaio, sì che ce l'aveva, ma in quantità limitata. Perché c'è un mezzo per produrre l'acciaio. E questo mezzo è il mezzo che usano i genitori certe volte per rendere l'acciaio ai loro figli. Cioè il fiato. Però almeno ci sono i genitori di una volta, adesso viva Dio non si usa più. Se la ghisa è martellata col maglio, allora si riesce a buttare fuori tutto l'eccesso di carbonio e si ha l'acciaio, che non si martelli troppo però, perché sennò si butta fuori tutto il carbonio e abbiamo il ferro puro. E il ferro puro è utile, ma è malleabile, pieghevole, spiega, capite? Quindi l'acciaio si aveva, era un procedimento costosissimo e lento, e non si usava in genere in piccole quantità, le famose lame di Toledo. Sono fatte così, col martello, le canne dei cucini erano d'acciaio. Naturalmente non basta martellare la ghisa per far l'acciaio, bisogna martellarla, e lì è l'abilità dell'artigiano che capisce quando deve stare. Poi quando è rovente, prenderla e immergerla in un'acqua speciale, possibilmente, allora col raffreddamento di colpo indurisce terribilmente la ghisa e la rende d'acciaio. Perché le lame sono andate a Toledo? Perché l'acqua del fiume, del Tago, era un'acqua perfetta, evidentemente conteneva dei sali che davano la perfetta formazione dell'acciaio. Voi capite a questo punto che nella produzione dei metalli eravamo ancora molto alla fase dell'artigiano, perché lì non contava un processo scientifico, contava l'abilità, l'esperienza, quello che sapeva esattamente quando l'acciaio andava tolto dall'acqua, e lì era la praticaccia, eh? Erano in genere artigiani pagatissimi, va bene? E così si faceva l'acciaio. Quindi l'acciaio si faceva in piccole quantità. La grande massa era ghisa. I cannoni si fondevano o di bronzo o di ghisa. Tutti e due metalli pericolosi. Perché sono metalli che sotto il tormento dello sparo si scaldano, si dilatano, si deformano. Ma d'altra parte non si poteva fare diversamente. Comunemente si usava il bronzo per i cannoni da campagna e la ghisa per i cannoni da marina, che erano enormi, pesantissimi. Però i confederati usavano il sistema drastico di abolire il bronzo e produrre tutto di ghisa, perché il bronzo non ce l'avevano, perché il bronzo richiede, ahimè, il rame e lo stagno. Il rame e lo stagno sono minerali rari. Le miniere confederate di rame e stagno erano nel Tennessee, il Tennessee cade quasi subito in mano a noi. Perché i confederati devono fare conto anche con questo. Se rimane in mano che il nemico avanzava, gli togliono le risorse. Capito? Invece la confederazione era ferro e carbone in abbondanza. Non c'era problema. Il ferro si produceva soprattutto vicino a Birmingham, in Alabama, dove ancora adesso ci sono alcune delle più grandi acciaierie degli Stati Uniti d'America.
e carbone da varie parti, specialmente in Virginia. Quindi lì la Confederazione non aveva ferro, carbone, ce n'era. Ci volevano le fabbriche capaci di lavorare. E questo era un altro problema. Lo sforzo della Confederazione sul piano industriale fu enorme. Noi ne parleremo un pochino nelle prossime lezioni, io vi darò qualche dato. Vi basti dire che Emery Thomas dice giustamente, alla fine del suo studio sulla Confederazione, dice, alla fine i soldati di lì, quando si arresero, morivano di fame, ma ognuno aveva la sua dotazione di cartucce. Questo vuol dire che la Confederazione riuscì a risolvere il problema degli armamenti, mentre non riuscì a risolvere quello della alimentazione. Per motivi di armamenti non riuscì. Con uno sforzo addirittura titanico, perché tutte le fabbriche furono create praticamente dal nulla. E quindi la Confederazione riuscì a tenere testa alla prima guerra industriale della storia, e non era uno scherzo. Pensate che solo nel campo delle cartucce da cucina, il nord, nell'arco della guerra, produsse 1 miliardo di cartucce. Non 1 milione, 1 miliardo di cartucce, va bene? E quindi voi capite che bisogna tenere testa a una potenza industriale di quel calibro, e non era uno scherzo. Quindi, questo aspetto industriale della guerra fu uno dei più importanti. Tanto più che il Sud doveva competere anche col blocco. Perché c'era sempre la possibilità di comprare all'estero quello che non c'era in Italia, ma per comprare all'estero bisogna passare attraverso il blocco. Non era una cosa estremamente facile. Ciononostante, i confederati importarono molto materiale da guerra, specialmente dall'industria. Anzi, di più, che non molti cannoni inglesi che i confederati riuscivano a portare erano superiori a qualunque cosa si potesse produrre in America. I fucili inglesi, infield, erano nettamente superiori ai fucili americani. Tanto è vero che il generale Grant, quando i confederati si arresero a Vicksburg, fece sostituire i suoi fucili con gli infield catturati perché erano migliori. Quindi la Confederazione riuscì anche a importare parecchio materiale bellico, anche stoppa. Però per fare questo bisogna prendere una misura drastica, che veramente dimostra che questa è la prima guerra moderna che sia mai stata combattuta. Cioè il governo confederato si accorse subito dei violatori di blocco che c'erano. Però cosa portavano nella Confederazione? Profumi di Parigi, abiti di seta e via dicendo. Perché? Perché era roba che in poco volume costava pochissimo. Capite? Inoltre non era roba pericolosa. Perché immaginate che mentre il supermercista spedisca nella stiva di un operatore di blocco una granata, se quella stiva è piena di polvere, non so fare dell'idea, se è piena di champagne, ci si riesce ancora a salvare rompendo un po' di bottiglie, insomma. Però la Confederazione non aveva bisogno di champagne, non si poteva sparare lo champagne contro i nemici. E allora il governo confederato si risolverà in una misura estrema, cioè a nazionalizzare completamente il commercio. Tutto il commercio estero passerà sul controllo del governo. Nessun violatore di blocco potrà più entrare nei porti confederati se non metterà 4 quinti della stiva a disposizione del governo. Quindi da quel momento basta champagne, eccetera, e cominciare ad arrivare proiettili, munizioni, medicinali e via dicendo in grande quantità. Fu la totale nazionalizzazione del commercio estero, quale passava completamente sul controllo del governo confederato. Cioè, cosa possiamo dire per concludere la lezione di oggi, anticipando su quello che diremo questo mese? Che la Confederazione riuscì a reagire con una migliore condotta della guerra e con l'impiego di un'energia disparata, praticamente. E questo risulta anche dal fatto che la Confederazione aveva 5 milioni di abitanti bianchi contro 18 milioni del nord. Era inferiore quasi 4 volte. Una delle prime misure sarà che la Confederazione introdurrà immediatamente la coscrizione. Tutti i cittadini di sesso maschile, dai 18 ai 60 anni, erano tutti chiamati alle armi. Cosa che per un popolo anglosassone era una cosa incredibile, perché il servizio militare obbligatorio per gli anglosassoni è sempre stato anatema.
in America fu introdotto solamente però nella guerra civile, nella prima guerra mondiale e nella seconda guerra mondiale, adesso è abolito di nuovo. Non esiste il servizio militare di lavoro negli Stati Uniti, ma non è il mio discorso. La Confederazione fu la prima. Servizio militare totale, praticamente. E i vecchi di 70 anni e i giovani di 15 servirono poi nella milizia locale. Quindi praticamente la mobilitazione era integrale. Le donne quasi tutte lavoravano negli ospedali o nelle fabbriche di munizioni. Quindi praticamente avete capito che il Sud reagì mobilitando tutta la popolazione. Insomma, prima della fine della guerra anche il Nord userà in massa il lavoro femminile per le fabbriche d'armi e via dicendo, il che tra l'altro farà paradossalmente fare un enorme passo avanti alla causa dell'emancipazione femminile, perché a questo punto, essendoci parità di lavoro, non si poteva più negare la parità di diritti. Questo è normale. Ci vorrà ancora parecchio tempo prima del suffragio femminile, però quasi subito arrivarono le parità di salario, per esempio, quasi subito. Inoltre la capacità delle donne di avere un'iniziativa molto maggiore, perché fino a quel momento ha vissuto chiuso nell'ambito della casa, adesso deve armarsi di coraggio, andare a lavorare, produrre, diventa certe volte sostegno di famiglia, perché il padre e il marito sono al ponte e sono morti, vero? E quindi a un certo punto ci trova con un'idiota di orfani da mantenere, il che voleva dire lavorare e conquistarsi anche nel suo lavoro, ma una posizione praticamente nel mondo.